Buonasera a tutti e benvenuti. E adesso abbiamo mezzo governo indagato per sequestro di persona, ancora una volta. Oltre al ministro dell'Interno Salvini abbiamo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, abbiamo il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, abbiamo il ministro del Lavoro, Di Maio. Tutti indagati per sequestro di persona relativi ai fatti della nave Sea-Watch, ve la ricordate, quella con, se non erro, 47 migranti, tra cui 10-15 minori, Catania, approdo, altra indagine per sequestro di persona. Ora, io dico questo. Siamo in una situazione di presumibile, non dico caos, ma criticità per quello che sarà il flusso presumibile di migranti che dalla Libia, ora in guerra civile senza tanti ma, arriverà dalla Libia, dicevo, si parla di circa 800.000 persone, rifugiati in questo caso, c'è la guerra, quindi problematiche per l'accoglienza. Abbiamo un bisticcio, tra virgolette, fra l'esercito e il ministro dell'interno, una nota, ministero della difesa o dell'esercito, capo dello Stato Maggiore penso dell'esercito, signori miei, noi lavoriamo secondo determinate regole, c'è una linea gerarchica, questo per quanto riguarda il discorso chiusure, porti, interventi militari, rispondiamo al ministro della difesa. Pasticci, bisticci di governo, arrivo di altri presumibili rifugiati, profughi, migranti, li chiameremo come dovremo chiamarli quando arriveranno. Ancora un'altra indagine? Io ho capito che la Procura della Repubblica di Catania ha chiesto l'archiviazione. Anche l'altra volta così era capitato per il ministro Salvini. Adesso 90 giorni per la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania, che poi dovrà valutare se portare avanti la giunta delle immunità, quindi in Parlamento, aula del Senato, in questo caso per il Presidente del Consiglio Conte e il Senatore Toninelli, Camera per il Ministro Di Maio e il Ministro Salvini, giunta autorizzazioni a procedere, immunità, votazioni e la ributtiamo in politica, dove magari giochi politici precedenti avevano consentito o garantito al Ministro Salvini una, chiamiamola banalmente, archiviazione, assoluzione, magari giochi diversi in questa fase potranno portare a diversi risultati per uno o per tutti e quattro, perché abbiamo, ribadisco, mezzo governo indagato. Ancora per una nave, ancora per la questione migranti, ancora per il fatto di aver fatto attendere persone che dovevano forse scendere con urgenza, senza urgenza, tutto da capire, tutto da verificare. Ribadisco, la Procura ha chiesto l'archiviazione per questo specifico reato. Quello che però, secondo me, dobbiamo meglio valutare tra di noi è il modus operandi, perché non possiamo tutte le volte che arriverà un'altra nave di un'altra ONG con altre problematiche di attracco, approdo, tempi, verifiche, ispezioni, controlli, scendete prima o scendete dopo, rimettere in gioco il nostro governo. Non è giusto o non è possibile che si presenti una denuncia querela. Tutti possiamo presentare una denuncia querela per fatti che riteniamo illeciti e ingiusti. Premessa, quindi diritto di tutti. Ma chiariamoci se l'atteggiamento che in questo momento il nostro governo, vuoi per il ministro Salvini, vuoi per il ministro Di Maio, Toninelli uguale Porti, Presidente del Consiglio Conte, ad ombrello di tutto, cerchiamo di darci una regolata è un termine rozzo, ma regolata intendiamola come regole, intendiamola come un binario, come una
protocollo preciso e chiaro dove si possono fare certe cose, non si possono fare altre cose, evitando in questo modo tutte le volte future, che mi auguro non accadano, ma purtroppo potranno necessariamente accadere, di ricevere ancora altre denunce, querele, altre istanze, altre archiviazioni, altre richieste al Tribunale dei Ministri, altre votazioni sulla Giunta, immunità, autorizzazione a procedere, altre bagarre di tipo politico, sempre per ogni barca che arriva in Italia e chiede asilo, non asilo, rifugio, non rifugio. Non possiamo andare avanti così, rimettendo in gioco ogni volta tutto il nostro governo o tanti ministri che se ne occupano. Grazie.